Buongiorno a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con Nippop. Anche oggi siamo qui per parlare di un grande romanzo della letteratura giapponese, un grande romanzo del Novecento che voi avete scelto attraverso il nostro ultimo sondaggio e si tratta del capolavoro di Natsume Soseki pubblicato nel 1914 con il titolo giapponese di Kokoro. In italiano ha avuto diverse edizioni, quella che è qui fra le mie mani è una vecchissima edizione che adesso non trovate più, pubblicata sempre da Neri Pozza, come anche l'edizione più recente, ma il titolo è diverso. Infatti, nella prima edizione Kokoro viene tradotto come anima, invece nell'edizione più recente, che è quella che vedete nell'immagine anche della copertina di questa pillola, la traduzione è il cuore delle cose. Kokoro è un termine che, come molti termini giapponesi, racchiude una costellazione di significati e indubbiamente il cuore delle cose è più vicino a quello che è uno dei tratti identificativi di questo romanzo, che è quello di focalizzarsi sull'essenza profonda delle cose, sul senso profondo della vita. È un romanzo, come vi dicevo, del 1914, considerato il capolavoro di uno scrittore, Natsume Soseki, che a sua volta è considerato uno dei grandi autori del Novecento, sicuramente il maggiore e più noto interprete dello spirito dei tempi. Natsume Soseki è un uomo dell'epoca Meiji, un'epoca che si snoda fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, precisamente 1912, e che vede il Giappone compiere un percorso complesso e anche doloroso per molti versi verso la modernizzazione. Il Giappone si era riaperto ai contatti con il mondo esterno dopo un lungo periodo di chiusura quasi totale, di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle pillole precedenti, quindi inizia un percorso a tappe forzate per adeguarsi, per diventare una nazione moderna, riconosciuta come nazione moderna dalle grandi potenze europee e americane che in quel momento colonizzavano l'Asia. È un processo di trasformazione radicale che interessa la politica, la società, il mondo dell'istruzione, l'urbanistica, i valori. È un percorso che è sicuramente deciso e imposto dall'alto, ma che viene accolto con entusiasmo dalla popolazione, soprattutto in una prima fase. Grandissima è la fascinazione per questo mondo rappresentato in primo luogo dalla cultura europea che fino a quel momento era rimasto ancora semisconosciuto. Ma in realtà in questo entusiasmo ovviamente ci si lasciano alle spalle valori, tradizioni, usi radicati ovviamente nella cultura giapponese che sembrano in questo momento superati, sembrano il retaggio di un passato che deve essere abbandonato se il paese vuole progredire, se il paese vuole trovare una nuova dimensione come nazione moderna, come dicevo prima. Ma al termine, o comunque arrivati al culmine in realtà di questo percorso, il dubbio comincia a insinuarsi, il dubbio di avere un po' troppo frettolosamente lasciato alle spalle in realtà un passato che non merita di essere completamente abbandonato. È chiaro che poi nei fatti il processo di modernizzazione è il frutto di una trattativa, di una dialettica fra appunto il passato, la tradizione, le radici culturali e la modernità. Ed è chiaro che nei fatti nulla viene cancellato, ma viene piuttosto ripreso, reinterpretato, ma certo la sensazione di questi primi anni di entusiasmo è quella di una perdita. Ecco, è questo senso di perdita che è al cuore del romanzo. Il romanzo che ruota attorno a una data, la data del 1912, la data che viene la fine dell'epoca Meiji, attraverso la morte di colui che ne è stato il simbolo, l'imperatore Meiji. E attorno a questa data, a questa morte e al concetto di morte, che diventa ovviamente la fine di un'epoca, il senso della fine di un'epoca, ruota il romanzo. La figura principale è la figura del sensei. I personaggi principali non hanno nome in questo romanzo. Abbiamo il sensei, questa figura, il maestro, così come lo chiama la voce narrante, che attraverso il romanzo conosciamo soltanto come Watashi.
E il romanzo racconta la storia del sensei in due parti. Abbiamo una prima parte in cui appunto protagonista principale sembra Watakushi, la voce narrante che racconta del suo incontro con il maestro e della fascinazione che prova per questa figura di intellettuale, solitario, distaccato. Racconta poi delle vicende di Watakushi, del rapporto con la famiglia. Watakushi in realtà è un giovane studente che, come tanti in quell'epoca, ha lasciato la campagna, la provincia per recarsi a Tokyo e per completare la sua istruzione di uomo moderno. Quindi ci parla del rapporto con le radici tradizionali, con la provincia, con la famiglia, del desiderio comunque di lasciarsi alle spalle quello che viene percepito come un retaggio ormai superato, per accogliere a piene mani i valori e i modi di vita della modernità. Ma questo entusiasmo per la modernità è fin dall'inizio, no? Adombrato dalla figura del sensei che sembra accompagnata da una perenne malinconia che nasce da un qualcosa di irrisolto e di non raccontato, ma che verrà raccontato invece nella seconda parte del romanzo che parte in realtà dal passato e dalla giovinezza del sensei per ricongiungersi ancora una volta al momento del presente. Il sensei racconta in questa sorta di lettera testamento la sua vita al giovane amico perché questo possa aiutarlo a non commettere i suoi stessi errori. La figura del sensei indubbiamente domina all'interno del romanzo anche nelle pagine in cui non è apparentemente il protagonista, come simbolo appunto di un'epoca di trasformazioni, di un momento che per il Giappone è stato entusiasmante ma anche lacerante. E fin dall'inizio, in realtà questo non è uno spoiler, fin dalle prime pagine noi sappiamo che nel momento in cui Watakushi mette per iscritto questa storia, il maestro è già morto, perché noi sappiamo che il sensei, di fronte alla notizia della morte dell'imperatore Meiji e del suicidio rituale del Junsei, del generale Nogi, il generale che aveva guidato gli eserciti vittoriosi nella campagna contro la Russia e contro la Cina, a fronte di queste notizie, il sensei decide a sua volta che è arrivato il momento di porre termine alla propria vita, non per seguire il proprio signore nella morte, un gesto che sembra appunto ancora una volta il retaggio di un passato che deve essere superato per poter rinascere come nazione moderna, cioè il retaggio e l'ideologia che ha animato la scelta del generale Nogi. Non è per questo che il sensei si toglie la vita, ma si toglie la vita perché non vuole sopravvivere all'epoca Meiji, perché l'epoca Meiji è stato un momento appunto di grandi trasformazioni, di cambiamenti, un momento che ha lasciato delle lacerazioni negli uomini che l'hanno vissuto. Se il Giappone deve rinascere come nazione moderna, il futuro deve rimanere nelle mani dei giovani come Watakushi, che non hanno vissuto queste lacerazioni e quindi possono prendere il meglio da quest'epoca tormentata e possono affrontare il futuro senza ferite ancora sanguinanti e difficili da rimarginare. Una figura indimenticabile. È una figura che ha scelto la solitudine, che ha scelto l'isolamento. Il tema della solitudine è un tema ricorrente nelle opere di Natsume Soseki, declinato in vari modi. Tante sono le opere di Natsume Soseki che ormai sono tradotte in italiano, praticamente tutto, a parte i bellissimi racconti che sono stati tradotti ultimamente, che raccontano della sua esperienza in Europa, del suo contatto con questa Europa vagheggiata e della, in realtà, delusione, dello smarrimento nello scoprire che la modernità che il Giappone ha perseguito in realtà è ben lontana dalla modernità così come si è realizzata spontaneamente in Europa. Per arrivare ai grandi romanzi, Sanshiro, ma anche E poi, Io sono un gatto, e tanti altri appunto che negli ultimi anni sono stati tradotti, e proposti, in particolar modo da Neri Pozza, ma poi non soltanto, anche da altri editori che, hanno compreso l'importanza di questo scrittore e soprattutto come la sua scrittura e i temi che tratta siano ancora oggi incredibilmente attuali e possano ancora oggi catturare il lettore. Vi vorrei leggere semplicemente l'incipit. L'ho sempre chiamato maestro e così farò anche qui.
Scriverò di lui come del maestro, senza svelarne il vero nome, non tanto per reticenza o timore della pubblica opinione, ma perché mi è più naturale. Quando richiamo alla memoria la sua persona, sempre mi viene voglia di dire maestro, proprio come mi accade se prendo in mano la penna. Non me la sento di scrivere di lui in nessun modo. Lo avevo conosciuto a Kamakura, quando ero un giovane studente. Avevo ricevuto una cartolina di invito da un amico che vi si era recato per i bagni, approfittando delle vacanze estive. Avevo deciso di partire dopo aver messo insieme un po' di denaro. Mi ci vollero 2 o 3 giorni. Raggiunsi Kamakura allo scadere del terzo giorno, eccetera, eccetera. E così racconta del primo incontro sulla spiaggia di Kamakura. È interessante che il primo incontro avvenga non a Tokyo, ma nella cornice di Kamakura, che già ci riporta comunque a uno spazio che è rimasto meno toccato, meno segnato dalla modernità, proprio a farci comprendere fin dall'inizio come la figura del sensei in realtà si colloca fra questi due mondi. Il passato e il presente, proprio il suo collocarsi a metà è quello che lo spinge alla scelta della solitudine, del ripiegamento, oltre naturalmente a tutta una serie di eventi personali della sua vita in cui si intrecciano ovviamente intimità e grandi cambiamenti della storia e che vi incoraggio a leggere. Natsume Soseki, non più anima, ma il cuore delle cose, ne ripozza e buona lettura e appuntamento alla prossima pillola. Grazie.